E ci ritroviamo nuovamente insieme. Come ogni giovedì vogliamo parlare e presentarvi una bella figura di santità della Chiesa. Quest'oggi parliamo della venerabile Benedetta Bianchi Porro. A parlarci di lei, della sua straordinaria esperienza anche e soprattutto nella sofferenza, è Don Alfeo Costa, parroco di Dovadola, paese natale della venerabile. Buongiorno, Don Alfeo. Buongiorno. Grazie per questa sua disponibilità di intervenire in diretta con noi. Ecco, noi vogliamo in questa puntata conoscere meglio la venerabile Benedetta Bianchi Porro. Chi era Benedetta? Benedetta è una ragazza di famiglia, possiamo definirla. Quando mi chiedono qua, era una suora, era qualcosa. No, era soltanto una figlia di famiglia. Però purtroppo ha avuto tutti i segni più grandi immaginabili nella sofferenza, che poi era una figlia malata, handicappata, in difficoltà, molto in difficoltà. Ecco, lo diciamo per far capire anche a chi ci segue. Ci troviamo, Benedetta nasce nel 1936 e Sì. muore giovanissima nel 1964, perciò è davvero una santità di vita quotidiana e molto recente e molto attuale. Sì, indubbiamente, con caratteristiche particolari, perché Sì. lei non è frutto di una guida spirituale costante come poteva essere giusto una volta. Invece lei è cresciuta quasi spontaneamente, con l'aiuto di amici, questo è bello, è molto importante, sì, e con l'aiuto fondamentale della famiglia, la madre specialmente era molto religiosa, quindi gli avvii iniziali li ha avuti da lei, ma poi molto lavorato da sola. Ecco, lei da sola nella sofferenza, soprattutto questa vita spirituale, questo legame, questa fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Sì. già da subito lei ha dovuto lottare contro una malattia. Contro una malattia che ha segnato tutta la sua vita in modo grande. Già fu battezzata urgentemente in articolo mortis, al momento della nascita, perché l'emorragia ombelicale non riuscivano a fermarla. Nata in casa, come succedeva allora, quindi l'assistenza massima era quella di un'ostetrica, decise di battezzarla subito, battezzare la mamma stessa. Con un voto, no, se me lo lasci Madonna la chiamerò Benedetta. E Sì. poi dopo la cosa superata, ma a 3 mesi di vita ebbe l'appoggio mia dite, che l'ha segnata tutta la vita anche quella. Questo è stato tutto un calvario così. Ecco, infatti lei ha vissuto degli anni già da piccola, ecco, questa poliomielite l'aveva resa zoppa, molti la chiamavano la zoppetta, La però lei zoppetta, sì. ha sempre giustificato anche tutti quelli che la prendevano, possiamo dire, in Ecco, giro, la deridevano. una caratteristica, non so, che era l'anticipata santità, non è giusto dirlo, però questa bontà d'animo, quando il fratellino che voleva picchiare l'amico che ha detto zoppetta, dice no, è vero, perché devi picchiare? Questo senso di attenzione agli altri è stato grandissimo in lei, sì. Ecco, e questo lo ha accompagnata sia all'inizio, poi lei purtroppo ha avuto anche altri problemi e anche dinanzi ai tanti problemi, però lei ha sempre guardato alla vita, ha sempre guardato, anzi, era lei stessa a dare un conforto agli altri. Sì, evidentemente tutta l'amicizia con cui è stata seguita anche dagli altri, è sempre stata un'attenzione agli altri grandissima, da quella minima di dire se sono stati a posto, seduti vicino a lei, tutti al sistema, fino a giustificare il medico che ha sbagliato nella sua cura, nell'intervento, ha sbagliato. E si sentì mortificato, lei disse stia tranquillo che neanche lei è il Padre Eterno. Ecco, riusciva a trovare una parola di conforto per Per tutti, anche per tutti, coloro sì. che sbagliavano, Sì. per coloro che la deridevano. Lei ha sempre avuto però una passione per lo studio. Ah sì, lo studio è stato l'aspetto che ha potuto seguire con una velocità incredibile nelle condizioni di salute che aveva. Lei ha anticipato di 2 anni il corso di studio fino all'università. All'università è arrivata che aveva 17 anni, Ecco, cosa impossibile. certo.
E proprio all'università lei ha avuto anche, ecco, noi stiamo vedendo intanto anche un'immagine del suo libretto universitario, sì. Proprio anche per far capire, per far conoscere attraverso delle immagini questa splendida storia di santità. Ecco, lei quando ha cominciato all'università aveva già dei problemi di sordità? Sì, la sordità stava crescendo man mano nelle scuole superiori. E appunto che all'università è praticamente sorda totale e ora lì ha anche avuto bisogno di aiuti e le amicizie si sono formate in quel tempo lì dove ha bisogno che gli dicessero cosa era stato detto, cosa c'era da fare. Ecco, lei all'università studiava medicina sì. Per capire anche la persona, ecco, la ragazza, forse anche per poter guarire gli altri, per non farli soffrire come soffriva lei? Ma probabilmente voleva guarire tutti, voleva questo desiderio di essere di aiuto al prossimo, sì, tant'è che la scelta di medicina fu sua proprio, che suo padre che era un ingegnere le propose di iscriversi a fisica. A fisica. Lei anche provò per poter accontentare il padre, ma poi dopo si accorse che non era il suo ambito. Ecco, poi purtroppo la sua malattia, oltre alla sordità, le ha portato anche altre manifestazioni. Addirittura viene operata, le radono il capo, sì. Ma anche dinanzi a queste difficoltà riesce a superare tutto? Sì, sì, sì. Alla testa è stata operata due volte. Due intanto. Volte, sì, sì. La prima volta appunto questo di radere i capelli, che per una ragazza, a volte lo dicono questi, per un uomo un contancone, ma per una ragazza tagliare i capelli è una grossa umiliazione. E lei si immaginò di quando bambina aveva visto un pastore che tagliava la lana alla pecora e disse, con la preghiera, fa che io sia un agnellino docile nelle tue mani, Signore. Diciamo, questa forma di trasformare in vocazione, in preghiera, in invocazione, tutto quanto è bello. Ecco, un altro aspetto caratteristico di Benedetta, sicuramente oltre l'ambiente familiare, anche le amicizie che lei, nonostante tutto, anche dal suo letto di sofferenza, ha sempre curato ed ha sempre, ecco, guidato anche le sue amiche. Sì, sì, sì. Io la definirei la santa dell'amicizia, fra le tante possibilità di chiamarla, perché l'amicizia ha avuto lei una devozione grandissima, proprio un culto dell'amicizia. Ecco, sì. Poi ad un certo punto ha anche intrapreso un pellegrinaggio con l'Unitalsi, andando una prima volta a Lourdes per poi tornarci nuovamente. Sì, sì. Ecco, anche l'esperienza di Lourdes, lei era molto, si sentiva anche molto vicina all'esperienza degli altri malati, ma aveva una devozione particolare per Maria? Sì, sì, l'attenzione quando è andata a Lourdes, appunto, tornando, ha scritto a una sua amica e dice: il miracolo di Lourdes per me è stato quello di aver capito la ricchezza del mio stato e non desidero altro che conservarla. Ecco, poi al ritorno da questo primo viaggio, oltre alla sordità, oltre alle problematiche fisiche di movimento che aveva, è subentrata un altro dramma, quello della cecità. E lei, ecco, questo mi ha colpito, vorrei sottolinearlo, scrive la sua biografia, comunicava con gli altri attraverso quel fil di voce che era rimasto e gli altri, siccome essendo lei sia cieca che sorda, le parlavano piegando le dita della sua mano destra e li premevano poi sul corpo e sul volto secondo un alfabeto muto convenzionale. Sì, questo... perché non vedendo doveva fare in modo che sentisse soltanto. Certo. L'alfabeto muto, per quelli che vedono, basta che i segni siano fatti e li vedono. Certo. Invece lei non vedeva. E questo poi, sì. È stato un momento molto duro, lo dice poi anche espressamente, la mia vita non è facile, è dura ma dolce perché Gesù è con me, col mio patire, e mi dà suavità e luce nel buio. Sono espressioni grandissime. Ecco, poi ritorna una seconda volta a Lourdes per attingere forza da Maria, però in tutto lei ringrazia sempre il Signore, lo dice alle sue amiche molte volte, appunto questo suo ringraziamento al Signore. Sì, sì.
E poi, alla fine della sua vita, quando ormai era allo stremo delle forze, Benedetta aveva veramente dato tutto e ringrazia. E le sue ultime parole furono appunto grazie. L'ultima parola, sì, è grazie, che ha concluso come un capitolo enorme di esperienze di una vita che potrebbe essere lunghissima, invece così breve, ma così densa, così intensa soprattutto. Non dobbiamo dimenticare che Benedetta è stata da Padre Pio. Sì, ecco, questo volevo... lei è arrivata qui a San Giovanni Rotondo? Sì. In che anno, don Dunque, l'anno esattamente... Più o meno, insomma, era ancora molto giovane? Sì, sì, senz'altro. Molto giovane. E la portò la zia materna, anche madrina del suo battesimo, la portò con l'automobile... Ai tempi in cui l'autostrada non c'era, un viaggio lungo, l'ho fatto anch'io, poco dopo di lei probabilmente, no, era difficile allora. E il suo desiderio di poter incontrare, mi ha raccontato come fu l'incontro. Sì. Bisognava mettersi lungo il percorso che avrebbe fatto Padre Pio dalla messa quando andava in convento. Sì. I pellegrini si mettevano tutti lì una alla volta. Padre Pio li salutava o li sgridava, io ho visto anche quando li sgridava. E quando ha incontrato Benedetta dice che gli ha messo una mano sulla testa, lei aveva un foulard, un fazzoletto in testa, e ha poggiato la mano su questo, e lei dopo perfino con entusiasmo voleva conservarsi questo foulard, questo fazzoletto come reliquia perché l'aveva toccato Padre Pio. Certo. E disse Padre Pio, lasciate che si compia la volontà di Dio. Mentre la zia suggeriva così che potesse chiedere una grazia anche lui. Lui disse, lasciate che si faccia la volontà di Dio. Insomma, è stata poi una volontà grande, come sempre, no? Certo, certo. Ecco, questo incontro sicuramente è stato bello e intenso da parte di entrambi, sicuramente, sia da parte di Padre Pio che da parte di Benedetta. Sì, Don Alfeo, sì. Alla morte di Benedetta, che cosa è accaduto, non solo per la sua famiglia, ma anche e soprattutto per la Chiesa? Alla morte è accaduto che lei è stata... portata alla sepoltura qui a Dovadola. Sì. Ma non è morta a Dovadola, è morta a Sirmione sul lago di Garda. Sì. È stata una cosa né facilmente spiegabile, anche la famiglia non mi ha sempre spiegato tanto bene, ma bisognava intuirlo tramite un sogno, che Benedetto aveva fatto un sogno poco prima dicendo, sai, ho visto in sogno il cimitero di Dovadola, la tomba dei nonni, nel sogno era aperta, con una luce forte forte, una rosa bianca in mezzo a questa luce, che cosa vorrà dire? Ecco, questa amica che non lo sapeva, poi ripensandoci fra di loro, creduto che fosse un desiderio suo di ritornare nel suo paese natale. Allora, forse così, sì. Ecco, la famiglia, siccome è molto recente, Benedetta ha ancora qualche fratello vivente? Sì, quattro. Ah, quattro, ecco, benissimo. Lei è la prima di cinque fratelli. Cinque fratelli. Padre e madre. Cinque figli. Sì, e lei è la prima, quindi sono ancora quattro. Due uomini e due donne. Certo, ecco, Don Alfeo, e poi come si è avviato il processo? Quali sono stati, sicuramente la parte più importante è quella proprio di raccogliere tutte le testimonianze. Sì, sì, quello fa parte del programma. Del processo, quindi, certo. Sì, sì, sì. E poi dopo, fino ad arrivare? Fino ad arrivare alla venerabilità, che si chiama così. Venerabilità 1993? 93, che sono quindi 18 anni compiuti. 18 anni compiuti. E di lì in poi ci fu detto anche che quando ci sarà un miracolo, che si possa chiamare tale, si può procedere. E il miracolo chiamato tale non abbiamo ancora. Bene, speriamo, noi naturalmente speriamo quanto prima che avvenga questo miracolo per rendere la venerabile Benedetta, sì, sì. Beata Benedetta Bianchi Porro. Sentiamo senz'altro la sua santità, la sentiamo, anzi quando io dico santo devo dire virgolette perché non è ancora così, ma però è giusto che sia anche un riconoscimento della Chiesa, certo, della come Chiesa. Accade per ogni, per ogni beato, per ogni santo. Certo. Don Alfeo, qual è il messaggio oggi di Benedetta, se lei vuole in sintesi raccontarci e lanciare questo messaggio anche a tutti coloro che ci seguono?
Io trovo che l'aspetto più importante che Benedetta potrebbe fare, cioè che dobbiamo far fare a Benedetta, è quello della santa dei giovani. Benedetta, lo dicevo anche domenica in queste occasioni di festa, la vita di Benedetta è stata solo giovane. E allora per i giovani è un richiamo importante farla conoscere per questo motivo. E lei canta la vita, è un inno alla vita, Benedetta, all'arte, agli aspetti più belli, ha desiderato vivere e di ringraziare, è tutto un inno, Benedetta, per cui la sua vita così tormentata dal dolore dei drammi, non sono quelli che hanno infiacchito il suo entusiasmo alla vita. Ringraziare Dio, l'episodio finale forse lo saprà, quando l'ultima sera ha chiamato la mamma per dire ginocchiati io mamma per ringraziare Dio di quello che mi ha dato. Sì, sì. La mamma ha detto no, questo no, non ce l'ho io la forza. Eppure lei ha ottenuto questo, di poter chiedere che la mamma anche ringraziasse Dio di tutto quello che gli aveva dato, anche se all'aspetto esterno non aveva dato niente. Disse la mamma, sei stata solo male, però lei disse Dio ha compiuto in me cose grandi. Una frase da magnifica. Certo. Quindi molto, molto bello questo aspetto qui, anche tutti gli altri, perché i riferimenti di Benedetta fra gli studenti, fra i medici stessi, i malati, si capisce. E quindi, ma questo del riferimento ai giovani è un riferimento forte nella sua vita e forte anche per gli altri. Sì. Don Alfeo, in questi giorni, ecco, lei ci diceva, ci sono stati anche, c'è anche una festa in stato di ricordo, sì, appunto, di Benedetta, che è deceduta appunto il 23 gennaio del 1964, perciò pochissimi, sì, giorni fa. Avete vissuto dei giorni di festa e di ringraziamento soprattutto. Sì, sì, il giorno 22 perché è domenica, sì, e il giorno 23 per il giorno storico era quello. Sì. Molti bello. Arrivano a Dovadola per pregare Benedetta? Sì, per invocare la sua protezione. Io magari a volte dico, chi viene così con una croce evidente anche da portare, guardate che Benedetta insegna a portarla la croce più che a buttarla via, però è bravissima anche ad ascoltare, lo dico, coraggio. Sì, sì. Ecco, sicuramente forse il messaggio più importante, soprattutto ai giovani che sono i nostri ascolti, che ci stanno seguendo, molti sono affetti da alcune malattie, da malattie, sì, molto dure. Ecco, abbiamo ascoltato prima, grazie anche alle sue parole, della storia anche di quel gesto, prima dell'intervento, appunto quello di tagliare tutti i capelli, di radere il capo, come sia purtroppo molto attuale adesso anche per tanti giovani. E sicuramente Benedetta vuole essere proprio questo invito a saper, ad accettare la sofferenza. Ecco, sicuramente la sua vita non è stato solo un accettare la sofferenza, ma portarla davvero di cuore, di viverla intensamente e anzi ringraziare il Signore per la sofferenza. Sì, sì, come un bene, il bene più grande che lei ha conosciuto è stato quello. Chiama perfino missione con le sue amiche, una che magari a un certo punto diventa missionaria, un'altra fa insegnante, un'altra, e dice io ho la vocazione di soffrire. È come una sofferenza, come fosse la vocazione, è grande. Questo aspetto qui non è facile accoglierlo, certo, mai. Bene, Don Alfeo. Peraltro si vede la sofferenza come una punizione. Ecco, questo ecco, è importante, perché nel concetto comune di tutti la sofferenza è una punizione. Ma che cosa ha fatto? Perché Dio mi ha perché tratta così? Dov'è il Gesù? Dov'è il Signore in questo perché? Momento? È vero, sono domande... Visto come punizione, invece Benedetto lo vede come una chiamata, una vocazione. Questo è grande. Ecco, Don Alfeo, noi ringraziamo lei e naturalmente Benedetta per questo grande insegnamento. Speriamo di risentirci presto, magari per dare un bello annuncio, quello della beatificazione e quella del miracolo. Noi naturalmente da qui da San Giovanni Rotondo preghiamo. Lei prima ci ha raccontato questo aneddoto particolare di Padre Pio con la venerabile Benedetta, sì, 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 e naturalmente assicuriamo le nostre preghiere. Grazie, 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 grazie Don Alfeo. Molto.
Grazie, grazie davvero di cuore. E noi adesso vogliamo continuare a parlare di Benedetta, lo facciamo attraverso questo servizio che racconta un po' in sintesi, come facciamo ogni giovedì, la storia di vita. Ecco, con Don Alfeo non abbiamo parlato solo di vita, ma abbiamo parlato anche di quello che è accaduto dopo la morte. Adesso con questa biografia, ecco, vogliamo ritracciare questa storia, questa vita di santità che è stata appunto quella della venerabile Benedetta Bianchi Porro. Benedetta Bianchi Porro. Benedetta nasce ad Ovadola, piccolo paese in provincia di Forlì, dall'ingegner Guido Bianchi Porro e da Elsa Gianmarchi, l'8 agosto del 1936. È la seconda di sei figli. Colpita a pochi mesi da poliomielite, resta con una gambina menomata. I ragazzetti del paese la chiamano la zoppetta, ma lei non si offende. «Dicono la verità», dice. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale la sua famiglia sfolla a Casticciano, presso Bertinoro. Nel 1944, quando la linea gotica viene trovata e viene travolta dall'avanzata anglo-americana, la Romagna è percorsa dalle truppe tedesche. Ma dalla guerra vi è solo un bagliore riflesso nei diari che la bimba tiene diligentemente aggiornati fin dai 5 anni per volontà materna. Benedetta è una bimba sensibile, delicata, intelligente e volitiva. Gioca festosamente con i fratellini e con gli altri bambini. Ma talora si estranea in pensieri silenziosi. Sono i momenti in cui Benedetta guarda stupita il miracolo della vita che trionfa in tutte le cose, nei fiori, nei prati pieni di sole, nella sua piantina di ciliegio che innaffia quotidianamente, nell'aurora meravigliosa. Il ritorno alla pace rappresenta per la bimba di 9 anni solo un'allegra avventura in più. Il trasloco a Forlì, dove, eccettuato per un breve soggiorno a Brescia, ospite della famiglia Rabotti, Benedetta rimarrà fino al 51. La vita riprende tranquilla in compagnia dei genitori e dei suoi fratelli. Ha soltanto una classe e studia dalle suore Dorotee. Sono anni sereni quelli trascorsi in Romagna, vita in provincia, le festicciole di compleanno, un po' di catechismo, le lezioni di pianoforte, il vestito bello la domenica. Frequenta Forlì la scuola media e nel 51 la famiglia Bianchi Porro si trasferisce a Sirmione del Garda. Benedetta parla con entusiasmo della sua villa affacciata sul lago. Sirmione è bella e la ragazzina piace vivere nella sua villa tra gli ulivi, così come le piacciono le discussioni con i fratelli, la politica, lo sport, le lunghe nuotate nel lago, le voci, le risa, le barche, la gente e le case. Benedetta si appassiona a tutto, le piace molto studiare e trascorrere ore al piano, ma la sua ardente gioia di vivere ha un'ombra di tristezza, un presagio, un nascosto tremore. Guardando questo spettacolo, il mio animo è preso dai ricordi e da un terribile bisogno di indefinito, di lontano, di silenzio. Per evitare la malformazione alla schiena, deve portare un busto che lo opprime e la condiziona. Comincia inoltre ad accusare una perdita dell'udito. Di giorno in giorno cresce l'inquietudine del suo spirito. Assetata d'amore, comunica ad Anna, la più cara amica dell'adolescenza, i suoi più profondi e delicati sentimenti. Tu sei la mia prima amica e amica per me vuol dire qualcosa di più di quelli che gli altri intendono. L'amica deve essere qualcosa di noi stessi e tu sei per me la metà dell'anima mia, l'acqua in cui io mi specchio. Quando, per la lontananza, non può godere della sua rasserenante presenza, Benedetta avverte ancora di più la solitudine interiore. La sordità avanza, si spegne il sussurro delle cose, la festa della vita. Ad Anna, ancor più che alle pagine del suo diario, confida il tumulto del suo spirito. Anch'io sono assetata di pace e desidero abbandonare le onde del mare e rifugiarmi nella quiete di un porto. Ma la mia barca è fragile, le mie vele sono squarciate dal fulmine, i remi spezzati e la corrente mi trascina lontano. Benedetta conosce il gelo dello scetticismo, l'allucinante paura del vuoto e invoca aiuto. Sapessi, Anna, come ho bisogno del tuo aiuto. Desidero la verità, non desidero che questo, ma nessuno ne sa nulla. Benedetta opera la scelta di una vita che trova il senso e la sua giustificazione nei valori dello spirito. Dopo aver saltato il terzo liceo, si iscrive all'Università di Milano. Ha 17 anni.
Il padre le suggerisce l'idea di laurearsi in fisica e Benedetta, per compiacerlo, acconsente. La sordità è quasi totale. Benedetta è costretta a farsi accompagnare dalla giovane amica Anna perché risponda in sua vece all'appello. Completamente sorda e costretta a far uso del bastone per un'insorta difficoltà motoria, si appresta a diventare medico. Le difficoltà sono enormi, ma è decisa a resistere con tutte le sue forze per guarire e per riuscire. Mi basterebbe di arrivare ad esercitare anche come l'ultimo dei medici. 1955, esame fondamentale del primo biennio. Benedetta attende, trepidante, che il professore le rivolga per iscritto le domande che non può udire, ma il libretto universitario vola contro la porta. Nell'aula c'è chi ride, il professore grida: «Non si è mai visto un medico sordo!» Benedetta, in silenzio, con le lacrime agli occhi, si alza. Raccoglie il libretto e, avvicinandosi al docente, gli dice in tono pacato: «Scusi, professore, non volevo offenderla». Alla mamma, che le chiede l'esito dell'esame, Benedetta risponde: «Il professore è stato buono perché non mi ha rovinato il libretto». Per intervento del rettore l'esame viene ridato, l'esito è positivo e provvisoriamente le è concesso di proseguire gli studi. Nel Natale del 1956 si manifestano i primi, chiari, gravi sintomi di una malattia in cui evidentemente la sordità è solo una manifestazione. Dopo numerosi consulti, risultati, peraltro vani a definire il genere della malattia, Benedetta riesce da sola a diagnosticare il suo terribile male: neofibromatosi diffusa. Il 27 giugno del 1957 viene operata per la prima volta alla testa. Le radono il capo. Forse Benedetta in quel momento rivede uno scorcio della sua infanzia. Il contadino, chiamato Natale, che in un piovoso giorno di settembre tagliava la lana ad una pecora mentre la nebbia saliva fino a ricoprire il piccolo paese. Mentre mi tagliavano i capelli mi sentivo come un agnello a cui tagliano la lana e pregavo il Signore che mi facesse forte e piccola. Il Signore, mamma, vuole da noi grandi cose. Ho sofferto tanto e ho domandato al Signore di essere una pecorella nelle sue mani. È tale la sua forza di volontà che l'anno successivo, un autunno, riesce a sostenere con esito positivo gli esami di patologia medica e patologia chirurgica. Il 29 giugno del 1959 Benedetta sostiene con esito negativo l'ultimo esame, igiene. Non drammatizza neppure questo. Il professore è un pignolo che parte in curva per niente. Beh, lo ridarò. Il 7 agosto viene operata al midollo spinale. Da questo momento rimarrà totalmente paralizzata agli arti inferiori, costretta dapprima su una poltrona, poi a letto per oltre 4 anni. A poco perde il gusto, il tatto, l'odorato. In questi anni dolorosi Maria Grazia le è accanto sempre, silenziosamente l'aiuta. Gli amici le sono accanto nella sua grande spirituale avventura. Benedetta li ama tutti teneramente, profondamente, e insieme formano una cosa sola. Quando non possono andare a trovarla, giungono a lei come un dono divino le loro lettere. Nel maggio del 1962 Benedetta parte per la prima volta per Lourdes col treno ospedale dell'Unitalsi. È grande il suo abbandono in Dio, anche se ha ancora un progetto tutto suo. «Desidero guarire per farmi suora. Ho fatto voto». Al ritorno scrive: «Sono andata a chiedere la guarigione, ma il criterio di Dio supera il nostro ed egli agisce sempre per il nostro bene». Accanto a lei, davanti alla grotta, una giovane donna, paralizzata, giace in barella. Si dispera e piange. Benedetta la consola, poi le prende una mano e le stringe fra le sue, congiunte come in un'unica preghiera. «La Madonnina è lì, la Madonna ti guarda. Maria, diglielo alla Madonnina che ti aiuti». Di lì a poco si vede Maria scendere dalla barella e camminare. Al ritorno Benedetta scrive: «Nel nostro pellegrinaggio abbiamo avuto una miracolata. Che emozione e che gioia! La misericordia di Dio è senza limiti». Il 27 febbraio del 1963, nella clinica città di Milano, Benedetta viene operata la testa per l'ultima volta. Ha paura. Il 28 febbraio del 1963 è il giorno più tragico e forse il più grande della vita di Benedetta. Diventa cieca. Il viaggio del mistero di Dio è ormai compiuto. Seguono ore disperate. Sorda, totalmente paralizzata, cieca, Benedetta comunica con gli altri attraverso quei fili di voce che gli sono rimasti, e gli altri le parlano, piegando le dita della sua mano destra e premendogliele sul corpo e sul volto, secondo un alfabeto muto convenzionale.
In questo modo le vengono trasmesse le lettere degli amici, le pagine dei libri, le notizie del mondo, i pensieri di tutti. Una mano a un fil di voce, unici ponti con il mondo. Intanto, sopraggiunta l'estate, Benedetta viene trasportata a Lourdes per il suo secondo ed estremo pellegrinaggio. Vado ad attingere forza alla mamma celeste, poiché non so abituarmi, come vorrei, a vivere felicemente nel buio, nell'attesa di una luce più viva e più calda del sole. Il miracolo di Lourdes e la comparsa della sua autentica vocazione alla croce. Chiusa in un deserto sconfinato, Benedetta canta la gioia di vivere e ringrazia senza fine il Signore per il meraviglioso dono della vita. Il 1 novembre del 63 l'amica Giuliana, di ritorno dalla processione al cimitero, sente di dover passare da Benedetta, che appena sa della sua presenza si mostra ansiosa di comunicare: «Ti devo dire una cosa importante. Sono entrata in un cimitero di Romagna, c'era una sola tomba aperta, illuminata da una luce tanto forte che la mia vista non riusciva a sostenerla. E in mezzo a questa luce ho visto una rosa bianca. Tu che ne dici?» A Giuliana, che esitava a rispondere, Benedetta soggiunse: «Non parlarne con nessuno». Il racconto è seguito anche dalla sorellina Carmen, presente a insaputa di Benedetta. Si avvicina l'ultimo suo Natale e Benedetta diceva di pregare perché in quella notte la pace scendesse sul mondo, e diceva che lei aveva chiesto una grande grazia al Signore di farla rinascere in quella notte con Lui. «Io le portai un crocifisso, Benedetta volle toccarlo e poi disse: anch'io così, ma sempre Letizia», questo dalla testimonianza di Giuliana. A fine anno i suoi la trasportarono a Milano e l'ultimo addio agli amici che l'attendevano: «Mi sembra di essere desiderata e contesa, che ridere!» Benedetta sente avvicinarsi il momento dell'incontro. «In questi ultimissimi giorni sono peggiorata di salute. Spero perciò che la chiamata non si faccia attendere troppo. Ti dirò che ho già sentito la voce dello sposo. Sono lenta nelle preghiere, ma offro tutto, così come sono. Lui che è generato in me voglia guidarmi fino in fondo. Ti dirò anche che in questi ultimi giorni mi sento spesso piena di Spirito Santo». Sirmione, mattino del 23 gennaio del 1964, giorno dello sposalizio della Vergine. Benedetta chiede alla madre di leggerle la pagina conclusiva, ove è l'atto di offerta della storia dell'anima di Santa Teresa di Lisieux. Benedetta aveva dato tutto. L'ultima sua parola fu: «Grazie».